Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo avervi fatto attendere qualche giorno perché me l'avete chiesto in tanti, vi ho letto anche in chat sulla piattaforma Viola, andiamo a vedere come mettere le mani al gioco dopo la patch. Quindi, prima di tutto vi faccio vedere una partita che ho registrato ieri contro il top 8 dell'ultima qualifica, ovvero l'israeliano Feldman, fortissimo. E poi al termine della partita ci vediamo anche le tattiche che ho utilizzato e che sto utilizzando principalmente. Eccoci subito in game, maglia viola come al solito che avete imparato a conoscere per me da destra verso sinistra e invece in maglia bianca dell'Italia Feldman da sinistra verso destra. Già potete notare che ho fatto qualche cambiamento alla squadra perché ho comprato Ibra, ho fatto questo Riggi che per me è un fenomeno assoluto e vedete qui che ho riutilizzato nuovamente il 4-3-2-1, infatti scambi rapidi per cercare di imbucarmi e vedete questo Riggi quanto con la sua fisicità riesca anche a recuperare palla e vado a concludere ma fa un miracolo il suo portiere. Qui potete già notare una prima novità perché sembrano ritornati un po' i lanci dopo la patch. Quindi è vero che nel modo di difesa, secondo me, intanto guardate Origi come se ne va col doppio passo, bisogna andare sempre più in avanti perché non è che sono una minaccia, però occhio ad alcune volte quando vi partono perché spesso con L1 triangolo il filtrantone riesce. Qui ottima chiusura, partita abbastanza a viso aperto, sto Origi controlla ottimamente, faccio salire Ibrahimovic con questo filtrantone, vedete che si muove anche bene palla al piede, prendo campo per cercare di azionare la mia classica scaletta, faccio l'elastico ma lui qui chiude ottimamente. Quindi vedete che bene o male il pattern lì davanti è quello sempre di cercare di fare scambi di prima, palla che dall'esterno poi deve andare verso il centro, scaletta e proviamo a liberarci. Però vi ripeto, occhio, perché ogni tanto far scattare il giocatore con l'L1 e mandarlo in profondità con un L1 triangolo sembrerebbe essere un po' meglio dopo l'aggiornamento dell'altro giorno. Qui ancora una volta lui un po' frettoloso, sbaglia la trappola del fuorigioco. Io ho qui gran filtrante su Ibra che però stavolta per il contatto con Lusio non è scattato subito come ha fatto poi sul secondo passo e quindi vengo chiuso. Palla lui allargata da Feldman in fascia su lower hand, vedete come fa scattare Mendy, quindi mi schiaccia la difesa. Io qui sbaglio l'uscita e poi lui freddissimo con l'esterno per imbucare la rete dell'1-0. Però vedete come far scattare i giocatori quando stiamo impostando la manovra offensiva è fondamentale anche se non gli diamo la palla, banalmente per far sì che così la difesa e l'avversario si schiaccia, si panica uno switch e si va dentro. Qui bellissimo movimento del pallone, fortunato nel rimpallo sulla ruleta di Ibra e Jairzinho col mancino inchioda subito la rete dell'1-1 col più classico dei kick-off, vabbè. Ma fino ad ora penso che avevo avuto due occasioni nitide, meritavo forse qualcosina in più, mentre lui era stato molto bravo alla prima subito a punirmi. Vedete qui cerco subito quando arrivo a centrocampo di far transitare la palla sui miei giocatori offensivi, farli poi scattare in maniera tale che si crei quella voragine al centro dove posso andare ad attaccare lo spazio. Guardate qui come sono alti i miei difensori. Lui cerca di punirmi con il lancio, ma io preventivamente mi ero andato a selezionare Hakimi e avevo accorciato un po' quel gap. Però vedete che tuttora il modo di difendere così aggressivo credo che sia uno di quelli che paga di più. E non è detto che per poter fare questo stile di difesa dobbiate per forza utilizzare una profondità elevata, e lo vedremo dopo nelle tattiche, ma vi basta semplicemente andare magari a spammare ogni tanto la trappola del fuorigioco per alzare il baricentro e poi prima cosa che fate quando prendete il difensore centrale, come in questo caso, boom, accorciate sul portatore di palla avversario. Guardate, io qua Kimpembe dove l'ho portato e poi con Lusio subito cattivo per evitare che il mio avversario possa continuare a fare la sua manovra per recuperare palla. Questa è un'altra situazione tipica, quando l'avversario cerca di schiacciarvi, io qua sono uscito male perché ho switchato male, però in quel momento lì la scaletta che va fatta è con i due mediani a seguire il movimento del pallone e il DC solo alla fine, io invece per prendere Mataus alla fine ho preso il DC e sono andato a vuoto. Qui lui si inventa questo cross con L1 cerchio che sono la cosa più rotta del mondo, infatti Ginola mi salta in testa a Kimpembe ma per fortuna poi sbaglia l'appoggio. Qui invece ci provo io con un L1 triangolo in profondità, non trovo però la via del corridoio giusto e invece con questa difesa alta riesco a mandare in fuorigioco Ginola e altrimenti sarebbero stati dolori. Occhio, vedete qui ho fatto un paio di errori in fase di impostazione con Vieira perché Vieira non è un giocatore dotato di grande piede.
Quindi fate anche voi attenzione, perché i passaggi di prima a centrocampo per eludere il pressing e i suoi uomini van benissimo chiaramente, però facciamoli con i nostri giocatori più di qualità, perché se li dovessimo fare con appunto Vieira, Zambanguissa, ma pure ogni tanto uno Yaya Touré, quindi giocatori che di passaggio magari hanno anche dei buoni valori, però sono prettamente più difensivi, rischiate di regalar palla. Qui perfetta, guardate qui la gestione della difesa con gli switch. Sbaglio però poi nuovamente l'uscita con Teo, però Vieira stavolta recupera con il raddoppio, però vedi sempre molto dinamico, anche qua prendo palla, faccio subito scattare Ibrahimovic, L1 in profondità, arriva dentro, sinistro ad incrociare e segno la rete del 2-1 in un primo tempo che secondo me molto pimpante, molto equilibrato. Sono queste le partite che mi piace giocare contro avversari che se la giocano a viso aperto e che non si nascondono. Guardate sto Teo a prendere campo, quanto è fondamentale l'apporto dei terzini che sulla fascia cercano di creare superiorità numerica andando banalmente in avanti. Qui ancora nasce tutto dai piedi di Teo, poi Mateus per i cultori sbaglia l'appoggio, però l'azione era stata congegnata molto bene. Qui con Mateus ancora indietreggio, qua guardate come mi accorgo della sua profondità e quindi con Teo vado a seguire l'inserimento. Poi mi sgancio, seguo anche Mbappé che corre e il suo cross viene tranquillamente chiuso dal mio terzino. Qui ancora una volta un passaggio sbagliato, perché guardate anche lui come ha la difesa praticamente nella mia metà campo, per cui diventa anche difficile a un certo punto giocare contro un avversario di questo livello. Mentre quando giocate contro avversari che difendono più bassi, vi basterà cercare tanto l'L1 per far inserire i vostri giocatori, che a un certo punto lui necessariamente dovrà abbassarsi e il suo baricentro verrà attaccato dai vostri giocatori che arrivano da dietro. Qui io faccio un po' la boa con Ibrahimovic, poi vedo ancora una volta il terzino che sale, mi dà una mano, la suola è troppo letta e Walker mi chiude, quindi primo tempo che si conclude così sul 2-1. Eccoci nella ripresa, ovviamente cambia lo schieramento, destra verso sinistra Feldman, sinistra verso destra io. Lui cerca, come di tradizione, di imbastire subito un'azione offensiva da kickoff, però guardate come difendo bene io. Origi smista alla perfezione su Jairzinho, ottimo il gioco di gamba, palla dentro per Origi, purtroppo non prendo il timed, altrimenti sarebbe stato gol, però vedete che bel giocatorino che è questo Origi per 40k, questa prendetela anche come review di Origi perché secondo me, anche in ottica possibile di un upgrade, è un fenomeno ed è un peccato non utilizzarlo. Ma anche come super sub, nonostante entrando dalla panchina non abbia Lengti, io lo terrei nel club, che non si sa mai. Io c'avevo Leao, ho tolto Leao e ci ho messo lui. Tanto qui guardate ancora una volta come questa difesa alta mi vada a premiare, sembrava una situazione di pericolosità, però con Lucio esco, boom, mi recupero il pallone tranquillamente. Qui chiedo a Vieira un filtrante di troppo perché non è sicuramente una delle sue qualità. Lui qui temporeggia con Perisic, cerca di far salire un po' la sua squadra, si allarga con Kimpembe su Cuadrado che gli va a fare appunto azione offensiva. Guardate io con Lucio, prima torno indietro per coprire l'inserimento e poi boom mi stacco per andare a recuperare palla. Imbastisco un'azione di contropiede con Ibrahimovic cercando di lanciarmi dietro il suo Kimpembe, però era un tentativo un po' troppo forzato, volevo magari un rimpallo ma purtroppo non è arrivato. Qui io gli capisco il cambio gioco ma Mbappé non ci arriva. Guardate come il suo low run prima faccia finta di andare avanti, poi fa arrivare Mendy che anche a lui crea superiorità, palla dentro verso Mbappé ma Lucio riesce a chiudere. Calcio d'angolo che io credevo fosse praticamente una minaccia incredibile, invece non si sa come la palla era mia. Qui provo un filtrante in profondità su Mbappé, anche se non è che c'era chissà quanto, mi aspettavo magari anche in questa occasione un rimpallino. Vedete come con Lucio attaccando alto il suo Mbappé lo costringo a tornare indietro e a intrappolarsi tra i miei centrocampisti che facevano buona guardia. Qui con Ibra avevo dato la palla di prima ma per una frazione di secondo il passaggio non va e quindi Origi si ritrova in fuorigioco. Qui giocata ancora sua profonda verso Loewe Rand che arriva da dietro ma con un piccolo movimento all'indietro metto Lucio in posizione e di conseguenza riesco a intervenire. Qui invece è ottimo il lancio verso Ibrahimovic che ha un po' un controllo difettoso, prova a vincere il rimpallo ma alla fine ha la meglio Kimpembe. Quindi una fase un po' di stallo, vedete anche un po' confusa, il mio pattern è sempre quello di aggredire altissimo, vedete con Lucio, però la freddezza poi con l'L2 di ritornare indietro, invertire subito la direzione e andare a coprire. Qui bello il filtrante verso Mbappé, prendo sempre più quanto è possibile il campo in questa situazione,
però c'era il fuorigioco di Ibra. Fatti i giusti aggiustamenti tecnici e tattici per il nostro avversario, ripartiamo. Io subito alto con Vieira, recupero palla, ottimo qui lo scambio tra Mateus e Mbappé, ancora la palla per Mateus, Vieira, vedete come comunque lo coinvolgo nell'azione, bellissimo questo scambio. Mezzala dentro per la punta e proprio lui, l'uomo dei 40k, Origi, insacca il 3-1 che, arrivati più o meno al 70esimo, mi dà una certa tranquillità. Però conoscendo l'avversario so che può succedere di tutto da un momento all'altro, per cui cerco subito il 4-1, però lui è molto bravo a spostare Donnarumma sul mio incrocio. Se avessi tirato sul primo palo probabilmente avrei segnato. Però vedete come questi scambi di prima con l'inserimento con l'L1 che libera l'attaccante vi danno la possibilità di punire anche i difensori più bravi ed organizzati. Qui lui, buona la giocata con Ronaldinho, ma ancora una volta cincischia un po' troppo e con Vieira gli esco. Origi qua prende ottimamente campo, palla per Mbappé, cerco di allungare quanto più possibile, torno per sfruttare l'inserimento di Mateus, qui con Jairzinho volevo fare la ruleta, quella cancellata, purtroppo non mi esce, altrimenti sarebbe stata un'azione pericolosissima. Ancora una volta palla recuperata alta con Kimpembe, Jairzinho risente un po' della sua ficità sul Lusio, perdo palla, qui scappo all'indietro il più possibile per recuperare il suo Mendy, che però riesce ad arrivare prima sul pallone, allora vedete temporeggio, poi faccio arrivare da dietro Mateus che mi dà una mano, recuperiamo palla, poi perfetto questo switch su Lusio, lui con il pressing la riesce a recuperare, ma adesso c'è Accademia, come uscire dal pressing? So che ho un giocatore alto che Origi, palla scucchiaiata, sponda di Origi, palla per Ibra, due passaggi, guardate sto Origi come si brucia Quadrado, si butta la palla in avanti, pallonetto e chiudiamo il match sul 4-1. Veniamo alla parte cicciotta, quali sono le tattiche che sto utilizzando principalmente? Allora, per quanto riguarda il 4-2-2-2 del video che vi ho portato la scorsa volta, è rimasto il medesimo. Per quanto riguarda invece il 4-3-2-1, abbiamo due varianti. Una più aggressive e una un po' più conservativa, da cui ho preso spunto dal pro player spagnolo Adrian Cifuentes, che ha fatto top 4 alla scorsa FGS. Allora, per quanto riguarda quello un po' più aggressive, è il mio classico dell'altra volta, semplicemente che ho alzato il 90 sulla profondità, perché se non erro avevo 72 nello scorso video. Per quanto riguarda quello invece un po' più conservativo, abbiamo 40 di ampiezza e 60 di profondità con equilibrato in difesa, equilibrato e passaggi diretti nella creazione in attacco, 35 di ampiezza e 5 di giocatori in area, questo per far sì che appunto comandiamo noi un po' più il gioco con L1, come avete visto nella seconda fase di partita con Feldman. Angoli e punizioni 2-2, soprattutto gli angoli, perché altrimenti non ci viene bene fuori lo schema che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Poi sulle istruzioni, rimani centrale ed inserisciti alle spalle alla punta, rimani centrale, inserisciti alle spalle, rientra in difesa all'ATD, all'ATS nulla, lo lasciamo un po' più libero di muoversi. Sul CDC resta dietro in attacco, copri al centro, resta dietro in attacco e copri al centro anche a quello di destra e ci facciamo dare una mano solamente dalla mezzala, quella un po' più offensiva, quindi in questo caso Jairzinho che lasciamo libero con attacco equilibrato e copri sulle fasce per completare il 4-4-2 in fase difensiva. Poi abbiamo Theo Hernandez bloccato, quindi resta dietro, e sblocco Hakimi con attacco equilibrato e sovrapponiti. Quindi indifferente dove vado a sbloccare il terzino, perché in base a come voglio giocare potrei anche sbloccare Teo, anche se qui il Jairzinho si allarga e non rientra in difesa come fa Mbappé. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto di come ho giocato, perché a mio modo di vedere ho fatto una partita proprio carina. Se volete qualche chicca in più, appunto, scrivete che vi rispondo. Per le tattiche, fatemi sapere se le proverete. In descrizione vi ricordo piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni. Non mi resta altro che salutarvi dal vostro Liberoschi. Alla prossima. Ciao!